Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca che ci porta all'Aquila per la tragedia di ieri pomeriggio quando una macchina ha invaso il cortile di una scuola a proprio nel capoluogo di regione, portandosi via un bambino piccolo di appena 6 anni. Altri bambini sono ricoverati in ospedale, ma oggi all'Aquila è giorno di lutto cittadino e noi siamo proprio in collegamento con il capoluogo di regione, dove vedo già collegato Giuseppe Dintino per le ultimissime. Andiamo da lui. Buon pomeriggio da Pile, frazione dell'Aquila. Quella che vedete alle mie spalle è la scuola materna dove ieri intorno alle 14:30 si è consumata la tragedia che è costata la vita a un bimbo, Tommaso, di soli 4 anni. Una donna aveva parcheggiato la propria automobile all'interno del cortile a ridosso di una discesa, il tempo di poter riprendere il proprio figlio all'uscita da scuola, mentre il figlio maggiore, che comunque ha meno di 10 anni d'età, era rimasto solo in macchina. E per un motivo o per un altro, per motivi ancora da chiarire, la macchina si è sfrenata, silenziosa, senza nessuno alla guida, ha percorso la discesa fino a sfondare la recinzione del giardino dove stavano giocando alcuni bambini, travolgendone 6. Uno, come dicevo, è deceduto durante il trasporto in ospedale, altri 5 sono ricoverati, 2 bambine al Policlinico Gemelli di Roma, una è ancora in prognosi riservata, mentre l'altra sarebbe in condizioni stabili. Un altro bimbo che sarebbe fuori pericolo di vita si trova invece al Bambin Gesù, sempre nella capitale, mentre altri 2 bimbi, sempre fuori pericolo, sono al San Salvatore dell'Aquila. Altri bimbi si sono feriti durante la fuga, durante il panico generato da quell'auto fuori controllo, si sono graffiati durante la fuga e ora la donna è indagata per omicidio stradale. La macchina è stata sequestrata e ora è attesa una perizia tecnica per scoprire quali sono le cause che hanno portato quella macchina a sfrenarsi. Oggi all'Aquila, bandiera a mezz'asta, il sindaco Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino. Noi l'abbiamo ascoltato e ci ha detto di una città che si è svegliata quest'oggi disorientata da questa immane tragedia. Ascoltiamolo. Un'atmosfera di grande sgomento, di indicibile dolore. E anche un po' di disorientamento perché questa tragedia che ci ha colpiti a freddo, in un momento in cui fra l'altro festeggiamo, ci stavamo preparando alle feste dei nostri compatroni, ci avviamo verso l'estate, immaginare che questi elementi fragili, così, questi bimbi colpiti a morte nel momento in cui si stavano affacciando alla vita, stavano conquistandosi la loro gioia, il loro sorriso, il piacere di stare insieme ai compagni dentro l'asilo, è veramente da un dolore che non si può neanche raccontare, lo dico in parte da rappresentante delle istituzioni, in parte da padre. Ci poteva essere un qualsiasi nostro figlio lì dentro, e questo è un elemento davvero struggente. Conosco personalmente i genitori di una delle 2 bambine che ha i gemelli, e sono persone per bene, a modo come tutte, come la stragrande maggioranza delle persone che vivono in questa città, e non oso neanche immaginare cosa stiano passando in queste ore. E messaggi di cordoglio sono giunti anche dal ministro dell'istruzione Bianchi e dal governatore Marco Marsilio. Ora, come dicevo, attesa la perizia per capire perché quella macchina si è sfrenata ed è andata a travolgere 6 bambini. Il freno a mano di quella specifica macchina è elettrico, si aziona non tramite la leva ma tramite un pulsante. Ora bisognerà capire se il bimbo rimasto da solo in auto accidentalmente lo abbia disattivato oppure se ci sia stato un
un guasto tecnico della macchina. Intanto il sindaco Biondi ci ha detto che i circa 40 bambini che frequentano la scuola materna Pile Primo Maggio saranno trasferiti in un'altra struttura, sia perché ovviamente qui ci saranno necessari dei lavori, ma anche per aiutarli a lasciarsi alle spalle, se possibile, il trauma di questa immane tragedia. Per il momento da Pile, L'Aquila è tutto, linea allo studio. E grazie a Giuseppe Dintino e a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale. I militari della Guardia di Finanza di Popoli hanno denunciato 5 tecnici dei comuni di Picciano e Serra Monacesca che devono rispondere di abuso d'ufficio su incentivi per appalti. Vediamo. Affidamenti diretti senza procedure comparative, liquidazioni con abuso di risorse finanziarie destinate all'ammodernamento tecnologico e persino autopagamenti. È il quadro emerso dall'inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle di Popoli presso i comuni di Picciano e Pesco Sansonesco, provincia di Pescara, nell'ambito dell'operazione Easy Game, per cui sono stati denunciati per abuso d'ufficio 5 responsabili dei servizi tecnici e finanziari segnalati anche alla Procura regionale della Corte dei Conti per aver cagionato un danno erariale di 28.000 euro. Le irregolarità riguarderebbero appalti pubblici banditi dai 2 enti locali per rimediare alle recenti emergenze climatiche e ambientali che hanno colpito il territorio, dal sisma dell'agosto 2016 al maltempo del gennaio 2017. Si parla di opere di interesse collettivo per la realizzazione delle quali sono arrivati alle casse locali contributi straordinari con annesso stanziamento di appositi fondi di risorse finanziarie da destinare a titolo di incentivo ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di funzioni tecniche. Una cassa che si è trasformata in poco tempo in un tesoretto di quasi 56.000 euro da ripartire sulla base di un regolamento adottato dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti tra i responsabili delle funzioni tecniche e finanziarie e i loro collaboratori. È da qui che sembra sia partita una catena di montaggio che ha portato all'abuso di metà del fondo, 28.000 euro di incentivi indebitamente liquidati per i motivi più disparati. Affidamenti diretti senza procedure comparative, assenza di copertura finanziaria, compimento di attività non incentivabili e non specialistiche come generici studi di fattibilità, ovvero sviamento del 20% delle somme destinate all'innovazione tecnologica o ancora mancato pagamento delle quote previste per l'IRAP, la Cassa Pensione Depositi Enti Locali e l'INAIL. E nel team dei tecnici c'è stato anche chi, in assenza del provvedimento autorizzatorio di un responsabile terzo, gli incentivi se li è autoliquidati. Buone notizie per l'aeroporto d'Abruzzo. In settimana ripartono dall'aeroporto di Pescara i voli della Volotea per Catania e Cagliari. A breve partirà anche il bando di gara per i lavori di allungamento della pista. Paolo Renzetti. Presidente, ci sono novità in vista dell'estate ormai imminente. L'aeroporto d'Abruzzo è pronto a prendere il volo, come si suol dire, per un'estate davvero da grandi numeri. È partita un'importante stagione Summer 2022, vantiamo 19 destinazioni collegate. Da questa settimana ripartono anche i collegamenti per Catania e Cagliari operati da Volotea e possiamo anche vantare il maggior numero di frequenze della storia dell'aeroporto, appunto, a partire dalla Summer 2022. I dati cominciano a essere incoraggianti. A partire dalla settimana di Pasqua cominciamo ad avere importanti numeri, anche le due nuove rotte, Manchester e Memmingen, cominciano ad avere numeri positivi, soprattutto la rotta di Manchester genera un buon flusso di incoming che si ripercuote sull'intero territorio. Girando per l'Abruzzo anch'io avverto la presenza di molti turisti inglesi, il che fa piacere all'intera comunità. Posso constatare di persona che il flusso di passeggeri che genera un'infrastruttura del genere, dopodiché si ripercuote sull'intero territorio e ne beneficia l'intera Regione Abruzzo. A tal proposito, un importante passo in avanti per l'allungamento della pista che è partito nel 2010, lo abbiamo ottenuto circa una settimana fa, è arrivato il parere definitivo da parte dell'ENAC con la conclusione della conferenza di servizi con oltre 20 attori seduti intorno a un tavolo che hanno rilasciato tutti i pareri positivi ed oggi finalmente possiamo bandire la gara per l'allungamento della pista. Quando partiranno i lavori? Conoscendo i tempi della pubblica amministrazione e anche i tempi che hanno percorso gli ultimi 10 anni, direi che dobbiamo prendere come timing finale il 31 dicembre 2023, sperando di fare naturalmente prima.
Viper annuncia la chiusura di 13 filiali in Abruzzo. A lanciare l'allarme la Wilca regionale. Dopo le vicende della Banca Popolare di Bari, commenta la segreteria Wilca Abruzzo, che ha impoverito aree interne dell'Abruzzo in termini di presenza degli sportelli, suscitando l'opposizione delle amministrazioni locali, delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei cittadini interessati, ed in attesa di quello che sarà il piano di salvataggio di Montepaschi Siena, che minaccia di seguire la stessa strada. In questi giorni la Viper Banca S.p.A. comunica appunto la chiusura di 13 filiali sul territorio abruzzese, con un'incidenza allarmante sui piccoli centri e le aree interne, dove sarebbero particolarmente necessarie una presenza della filiale con personale bancario. Quanto sopra per il sindacato è stato deciso non considerando minimamente la funzione sociale del sistema creditizio, tanto che proprio laddove il tessuto economico necessita di maggiori supporti si verifica invece un lento disimpegno. Questo lento abbandono del territorio abruzzese per la Wilca risulta ancora più incomprensibile considerando la presenza di importanti realtà quali i presidi industriali Val di Sangro, portuali Giulianova Pescara, tessili Valvomano, agricoli Valle del Fucino, del turismo e non ultimo l'ampio cratere di ricostruzione post terremoto dell'Aquila. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Disvelato questa mattina a Teramo in largo Madonna delle Grazie il monumento in pietra dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. L'opera, intitolata Il Sorriso, dopo Teramo sarà esposta a Foggia, Bari e Matera. Tania Bonici Castelli. Sotto i due visi sorridenti c'è incisa una frase: le idee restano. In mostra da oggi a Teramo, in largo Madonna delle Grazie, il monumento in pietra realizzato per ricordare i giudici Falcone e Borsellino. E loro il sorriso complice e amichevole di questi due eroi che hanno combattuto e perso la vita per mano della mafia. L'opera, che si intitola appunto Il Sorriso, è stata disvelata davanti agli studenti di 4 istituti teramani. Il messaggio del sindaco Gianguido D'Alberto e dell'avvocato Tommaso Navarra, uno dei fondatori del premio Borsellino, è chiaro: la mafia non esiste solo a Palermo, guai a abbassare la guardia. Un sorriso contro tutte le mafie, oggi a Teramo. È proprio così, il sorriso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che non è il sorriso dell'assenza di paura, tutt'altro, è il sorriso del coraggio contro la paura, per superare la paura e per lanciarci un messaggio che attraversa il tempo, attraverso il lavoro, partendo dall'attività che loro hanno svolto, che tutte le istituzioni, ma direi tutti i cittadini, devono sentirsi parte di una stessa comunità che lotta contro la mafia, contro le mafie, contro la cultura mafiosa, per la legalità e per la giustizia. E questo sorriso è il sorriso del senso del dovere, della consapevolezza di aver fatto il possibile. Loro lo hanno fatto in modo straordinario, come degli eroi, sacrificando la loro vita e consegnandoci un testimone importante. Noi dobbiamo continuare a farlo sempre attraverso questo senso del dovere, scegliere sempre di stare dalla parte giusta, senza necessariamente essere degli eroi, sacrificare la propria vita, ma facendo ogni giorno il proprio dovere e scegliendo da che parte stare. La preoccupazione di molti cittadini è che queste mafie non stiano solamente a Palermo. Il problema è di mentalità, ognuno di noi deve farsi uno scrupolo di coscienza nell'azione quotidiana, amministrativa, se ha dei compiti istituzionali, ma anche sociale. Il Sehile non ha compiti diretti amministrative, proprio per un fatto che non deve avere, applicare un metodo mafioso della conoscenza per superare la fila o per risolvere il problema. Applicare i diritti e riconoscere le regole come regole condivise della comunità sono quello spirito di libertà che allontana il puzzo del compromesso, come diceva il Giovanni Falcone. Dopo Teramo, il sorriso inizierà un viaggio che lo porterà a Foggia, Bari e Matera, dove è prevista anche la partecipazione del ministro degli interni Luciana Lamorgese. A fine viaggio, che ne sarà di questa magnifica pietra incisa? Tornerà a Teramo per sempre. A Montesilvano torna la passeggiata empatica. A essere coinvolti questa mattina 78 alunni delle classi quinte della primaria della direzione didattica di Montesilvano in via Valle d'Aosta. Il progetto è stato portato avanti con carrozzine determinate l'ufficio disabili del comune di Montesilvano. Vediamo. È tornato oggi l'appuntamento con la passeggiata empatica. Ad essere coinvolti sono stati 78 alunni delle classi quinte della scuola primaria della direzione didattica di Montesilvano di via Valle d'Aosta. La passeggiata empatica ha concluso la due giorni del progetto Sentinelle della Civiltà, organizzato dal responsabile dell'ufficio disabili del comune di Montesilvano, Claudio Ferrante, in collaborazione con l'associazione Carrozzine Determinate. L'iniziativa è stata ospitata nel cortile della scuola e si è trattato di un
nuovo interessante appuntamento dopo quelli tenuti in altri istituti tra Pescara e Montesilvano per sensibilizzare gli studenti sulle problematiche quotidiane di chi con la disabilità è costretto a fare i conti con le barriere architettoniche non solo. I ragazzi sono stati meravigliosi, proprio questo progetto che ci viene richiesto non solo da tutto l'Abruzzo trasforma proprio i ragazzi, perché fanno fare una grande riflessione su quella che è la felicità, su quello che è il loro impegno nei confronti dei ragazzi con disabilità. Abbiamo trattato gli argomenti quale empatia, gentilezza, solidarietà. Loro hanno capito perfettamente tutto, hanno capito che possono essere barriere o facilitatori. Si sono messi subito all'opera perché hanno aiutato immediatamente i loro compagni con disabilità. È stato un percorso pedagogico davvero ricco di emozioni. Montesilvano da anni ha iniziato un percorso volto appunto a entrare nelle scuole e a tramite l'ufficio disabili magistralmente retto da Claudio Ferrante dare degli insegnamenti per il futuro ai nostri ragazzi. Devo dire che la soddisfazione è tanta perché ogni qualvolta ci sono queste lezioni i ragazzi sono molto collaborativi e soprattutto sono molto intercettano tutte quelle che sono questi insegnamenti e ci auguriamo appunto che da future generazioni possano regalare a tutti noi, a regalarsi un mondo migliore, un mondo fatto da barriere che verranno annullate sia da un punto di vista culturale che prettamente architettonico. Alberghi e locali pieni con tanta gente in giro per la città in occasione del Giro d'Italia per Confartigianato è stato un grande successo. Vediamo. Alberghi e locali pieni nella tre giorni del Giro d'Italia a Pescara, direttore, è stata davvero una bella esperienza, ma soprattutto gli esercenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e le organizzazioni come la vostra hanno apprezzato tutto questo. Assolutamente sì, c'era bisogno di un evento importante, di più eventi per rilanciare lo spirito delle attività che dopo anni di sofferenza avevano bisogno di un momento anche di speranza e di rinascita della città, che c'è stata. Ovviamente deve essere un punto d'inizio. Noi siamo contenti, sì, abbiamo, come a volte abbiamo attaccato l'amministrazione, abbiamo ringraziato l'assessore nello specifico che ha curato l'organizzazione dell'evento più importante, perché dopo anni in cui si era persa proprio la visione di questa città piena, siamo fiduciosi che anche più quelli che dubitavano delle caratteristiche della città ora abbiano fugato ogni dubbio. Questa è Pescara. Pescara è una città accogliente, dinamica, vitale, capoluogo del divertimento della nostra regione e non può essere snaturata per interessi di parte. Qualcuno direbbe ci vorrebbe il Giro d'Italia tutti i giorni a Pescara, ma battute a parte, quali sono le prospettive per l'estate adesso che non c'è più l'emergenza sanitaria? L'amministrazione ci ha comunicato che sta organizzando comunque una serie di eventi. Ovviamente gli eventi vanno parallelamente a una strategia a breve e a medio termine che definitivamente inquadri Pescara come una città turistica, ma noi diciamo anche la regione, e con tutti che remano dalla stessa parte. Questo è fondamentale. Noi abbiamo chiesto tra l'altro all'amministrazione di puntare tanto, anche investire sulla comunicazione, perché è fondamentale che le cose che si fanno bene siano comunicate nei tempi giusti. Per chiudere, la ciliegina sulla torta per il secondo anno consecutivo è la bandiera blu a Pescara. Assolutamente sì, questa è una notizia importante. Noi stavamo pensando anche insieme ad altri esercenti di dedicare una notte, magari una notte blu, che preveda una serie di iniziative diffuse sul territorio, perché non ci dobbiamo dimenticare che Pescara è anche fatta di Pescara Portanova, un'altra realtà bellissima, che promuova a livello esterno questa notizia, perché ripeto, è fondamentale che le cose positive le si comunichi, perché altrimenti restano sempre circoscritte nel territorio. Presentata a Palazzo di Città Pescara Beach Race, kermesse di SUP che vedrà per il 21 e 22 maggio numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia. Vediamo. Che cos'è il Pescara Beach Race? Una gara importantissima, vedrà più di 100 atleti da tutta Italia confrontarsi in questa quarta tappa del campionato italiano, quindi non vediamo l'ora di farci sotto domani.
Prima giornata importantissima, la sprint, quindi 250 metri lineari, saremo all'interno del porto turistico insieme all'evento del sottocosta. Seconda giornata ci sposteremo di fronte alla Lega Navale con la long distance, quindi 10 km per diciamo, gli atleti un po' più agonisti e 4 km per i più piccini. Com'è nata l'iniziativa, l'idea di gareggiare a Pescara? Vabbè, noi abbiamo questa scuola di SAP, promuoviamo lo stand-up paddle in tutto il territorio nazionale e per il secondo anno facciamo parte del circuito italiano SAP Race, targato FIC, della Federazione Italiana Canoe Kayak. E vogliamo portare il SAP sia a livello comunque di promozione per vedere comunque il territorio da un'altra prospettiva, ma noi lo usiamo anche come a livello agonistico con allenamenti e gare. Sì, due giorni fa abbiamo dato il via alla partenza del Giro d'Italia e oggi siamo qui per presentare un altro grande evento sportivo, Pescara Beach Race. Come appena detto, per il secondo anno consecutivo il capoluogo adriatico ospita un grande evento di SAP. Ricordo benissimo l'anno scorso che è stato l'evento con il maggior numero di partecipanti, 130 imbarcazioni, di cui 50 under 18, quindi quest'anno dovevamo assolutamente dare continuità a questo grandissimo evento. Sono ottimista, penso proprio di sì, il Mondiale Pescara ce l'avrà e noi naturalmente daremo il nostro massimo supporto. Servizio che ci introduce alla pagina dello sport, partiamo dal calcio. Marco Pompetti, in occasione del riconoscimento ricevuto dal periodico Cronache Abruzzesi come miglior biancazzurro della stagione appena conclusa, ai nostri microfoni ha parlato di passato, presente e futuro, vediamo. E Marco Pompetti, il vincitore del riconoscimento di Cronache Abruzzesi, miglior biancazzurro di questa stagione. Marco, si è chiuso questo campionato, c'è ancora un po' di delusione però per come è andata? Sì, sicuramente, io credo come tutti quanti siamo un pochino delusi per come è finita la stagione, perché comunque vista anche comunque l'ultima la partita di andata che abbiamo fatto contro la Felalpi, secondo me al ritorno potevamo comunque continuare e diciamo passare il turno, però comunque il calcio è fatto anche così, ci sta a perdere, fa parte del gioco, però ci dispiace a me comunque in particolare che non ho potuto giocare nella partita di ritorno, non ho potuto dare una mano ai miei compagni. Marco, cosa non è andato quest'anno per il Pescara? Cosa non ha funzionato secondo te? Ma diciamo che comunque di eclatante che non ha funzionato non c'è stato nulla, sicuramente quando una stagione comunque finisce un po' anticipatamente, perché magari certo sicuramente qualcosa di buono non è andato, e sicuramente ci è mancata un pochino di continuità, perché comunque abbiamo dimostrato in certe partite, in certi periodi di fare prestazioni importantissime anche con squadre di blasone altissimo, e poi magari beccare periodi in cui non riuscivamo comunque a esprimere quello che erano le nostre qualità e anche a livello di risultati facevamo un pochino di fatica, quindi secondo me la cosa che più ci è mancata è questa. Una stagione che però per il Pescara è stata una stagione Pompetti dipendente. No, vabbè, mi fa piacere, ma comunque io diciamo non era quello che guardavo, ogni volta che andavo in campo cercavo comunque di dare il mio contributo al 110%, di aiutare i miei compagni e di fare quello che mi chiedeva il mister. Da domani si inizia a pensare al futuro, futuro del Pescara e anche al futuro di Marco Pompetti. Sì, ma io diciamo non ancora so nulla, adesso penso a finire la stagione domani, dobbiamo ritrovarci tutti quanti e finire la stagione e poi, come hai detto tu, da domani si penserà al futuro, che però non ancora nulla si sa, il mercato è ancora aperto e con i giusti e dovuti tempi ci si penserà. Non bisogna mai fare scelte affrettate, perché soprattutto per un ragazzo è importante decidere sempre la situazione migliore e io sicuramente sceglierò la situazione migliore. Una conviviale, quella organizzata dalla società Abba Pineto in occasione del passaggio del Giro d'Italia in città, opportunità questa per continuare ad amalgamare il gruppo in vista di gara 2 contro Prata di Pordenone, vediamo. Ma il passaggio del Giro coincide con un momento molto importante per la nostra società. Abbiamo giocato gara 1 per l'accesso alla 2, quindi domenica giocheremo in casa a Pineto, e quindi è un momento di sport importante, ha coinciso con il passaggio del Giro d'Italia e vuole significare questo un momento di convivialità con la squadra per compattarci, per unirci e per
far trionfare quelli che sono i valori dello sport con il Giro d'Italia oggi, e nello stesso tempo raccogliamo le energie, ci confrontiamo tutti quanti per prepararci al meglio per domenica. Ma io sono ancora molto ma molto fiducioso, perché domenica abbiamo giocato a Prata senza il nostro miglior giocatore, che è Matteo Bertoli, per un problema a un fianco. E lo stiamo recuperando, domenica giocherà al 100%, lo recupereremo, e quindi sono convinto che a Pineto faremo una grandissima prestazione, anche perché abbiamo fatto comunque una bellissima prestazione anche senza Matteo. Siamo molto molto contenti di questa tappa che devono fare tramite Pineto. Stiamo sotto questa cornice della Torre del Cerrano che sta al mio sfondo, e sotto le colline del Cerrano, un territorio meraviglioso, e niente, non abbiamo voluto far passare questo per alto, come l'abbiamo fatto l'anno scorso, di salutare a tutto il Giro d'Italia, che abbiamo voluto concentrarci oggi qui per salutare al Giro d'Italia e poter amalgamare le nostre forze per l'evento, diciamo, per la gara che andremo a confrontarci la prossima domenica, che è la gara 2. Questa sera alle ore 21 non perdete l'appuntamento con Velo, la rubrica sul ciclismo condotta da Jacopo Forcella, ideata da Luciano Rabottini, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.